Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lerecon e oggi torniamo a parlare di paranormale e di creature leggendarie. E oggi tratterò l'argomento di una creatura molto leggendaria che si trova in America, soprattutto a Dover, dove si parla di questi avvistamenti, di questa creatura, di questo mostro, detto anche il demone di Dover. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a parlare. L'ho avvistato per la prima volta nei pressi della città americana di Dover tra il 21 e il 22 aprile del 1977 e si tratterebbe di uno di quei mostri più conosciuti e citati al mondo, il Dover Demon, il demone di Dover. È una creatura bipede di grandezza minore a quella umana. Ha una testa spropositata, grande come un grosso melone o un'anguria, e grandi occhi luminosi di colore arancione o verdastro. Appare privo di peli, pelliccia e piume o altro tipo di copertura. La sua pelle è brunastra o arancione, ha la consistenza carta vetrosa della pelle di squalo. Questo criptide è privo di alcuni tratti essenziali, quali la bocca, il naso e l'orecchia, ed è dotato di braccia e gambe lunghe e sottili, così come sottili e aduriche. Sono le dita con le quali si aggrappa alle superfici. Il Dover Demon ha una zona d'origine ben circoscritta, sia spazialmente che cronologicamente. Questo criptide è infatti comparso solo nella cittadina di Dover, in aree assai vicine, o collegato tra loro nei corsi d'acqua. Sembra come ambiente boschivo nel quale è rifugiato in entrambe le occasioni in cui è stato scorto. Il memetat di queste creature è straordinariamente ampio, per un criptide avvistato in sue due occasioni, e copre più di 30 anni di vita, oltre a raggiungere nazioni molto distanti e più disparati in media supporti memetici. Il demone di Dover appare sostanzialmente come una creatura assai timida, incapace di attaccare o danneggiare l'uomo, sebbene una sua curiosità lo abbia spinto a errare per via cittadine secondarie. La teoria più accreditata, forse anche per via dell'estrazione culturale dei primi ricercatori giunti nel luogo, sembra essere quella che assegna il Dover Demon un'origine direttamente extraterrestre, o una creatura risucchiata da un warp dimensionale e giunta nel nostro mondo per puro caso, o quale risultato di esperimenti genetici condotti da alieni. È inevitabile quindi che questo timido mostriciattolo venga spesso collegato ai notissimi grigi. Gli avvistamenti sono limitati a tre particolari occasioni, comprese tra il 21 e il 22 aprile del 1977. Mentre altri alieni armati di cresta e chitarre accordate, alla meno peggio nel mondo musicale, e sui schermi in mezzo al pianeta si assisteva all'esplosione della Morte Nera, di Star Wars. Star Wars, chi è che lo non l'ha visto, io no, non l'ho mai visto. La tranquilla cittadina di Dover ricevette la visita di questo strano e silenzioso mostro. Sono le 10:30 di sera e tre amici, Bill, Mike e Andy, stanno percorrendo Farm Street a bordo della loro automobile quando Bill intravede, illuminata dai fari della macchina, una strana forma camminare lungo un muro diroccato. Bill sta guidando piuttosto veloce e
e l'incontro dura solo pochi secondi, più che sufficienti però a lasciare una vividissima impressione e un ricordo destinato a durare in eterno. I suoi amici non scorsero nulla e quando i tre tornano indietro non c'è più alcuna traccia dell'essere. Non appena Bill torna a casa si mette a disegnare quello che ha visto, aggiungendo poi una calce allo schizzo, la frase giuro su una pila di Bibbie di averlo visto quel mostro. Mentre Bill è impegnato a disegnare il demone, un altro ragazzo, il quindicenne John, saluta la sua ragazza e si mette a camminare in buona lena per tornare a casa. Scocca a mezzanotte lungo la strada alla testa di Miller Hill Road. Il giovane scorse una piccola figura davanti a lui, un nanetto con un testone inizialmente lo scambio per un tipo che conosce, mentre si avvicina lo chiama, ma la figura non reagisce. È John. Ora quello che ha davanti pare più una scimmia malforme che un uomo. Svolta a sinistra e una macchia rossa boscosa si ferma e un altro versante, fissando intensamente il ragazzo, lo ha seguito. Ora Jones può osservare meglio la creatura. In seguito ne darò una descrizione corrispondente a quella del suo amico. E quello che vede lo dissuade nel continuare l'inseguimento. Passò un giorno, scocca di nuovo a mezzanotte, questa volta a una coppietta, Will, di 18 anni, che sta accompagnando a casa la sua ragazza Abby, e mentre in auto percorrevano Springdale Avenue, Abby scorge una figura rannicchiata a bordo strada e il demone di Dover che gli fissa intensamente con i suoi occhi luminosi, questa volta verdi. Tre avvistamenti in 2 giorni sono carne e sufficienza per il grill dei media che mettono in piedi un consueto circo di speculazioni, circo in cui poco dove vengono aggiunte alcune piste di ufologici assortiti in quel gruppo guidato da Loren Coleman. E da quel giorno si continuò a parlare del demone di Dover. Oltre alla pista extraterrestre sono state tentate nel corso degli anni varie spiegazioni su cosa abbiano visto quei ragazzi e con il passare del tempo si sono rafforzate altre 2 ipotesi. C'è chi sostiene che il Dover Demon non sia altro che un alce di pochi mesi, anche se la sua figura può essere scambiata per un umanoide di quello tipo solo da molto lontano, ai tempi di riproduzione di fusione geografica non corrispondenti. Altri collegano questo criptide a una figura mitica degli indiani, i Munegeschi, una sorta di piccolo popolo degli arti molto sottili, grande testa privo di naso che vive in prossimità dei corsi d'acqua e la tendenza di prendersi gioco dell'uomo. Il Dover Demon ha fatto la scomparsa in molti media in giro per il mondo. E ancora adesso capita che l'occasione giornalista si rechi a Dover per intervistare quei ragazzi, ormai uomini di mezza età. La zona di Dover è comunque insolitamente ricca di episodi misteriosi, come la famosa roccia di Polka, nei pressi della quale si dice che è possibile vedere Satana a dorso di un cavallo. Sotto la roccia si narra che sia nascosto un favoloso tesoro. E non mancano le occasioni tracciate dagli scavi. E chissà se esiste ancora il demone di Dover, dal 1977 fino ai giorni nostri. Chissà se altre persone lo hanno visto o no, o forse l'hanno visto e non vogliono parlare, stare zitti, forse è grande spavento, lo sa, però la verità si trova a Dover. Chissà se esiste ancora questa creatura, o no.
non esista più, chi lo sa. Boh. In conclusione, raga, voi ci credete a questa storia o no? Voi ci credete che questo demone esiste o no? E se sì, che forma ha? Perché solo di notte ci fa vedere e non di giorno? Forse per paura di essere catturato da qualcuno? Boh. Perché di giorno ci sa, le strade sono ben affollate e questo demone si nasconde per non essere visto e agisce solo di notte e si fa vedere solo di notte, dopo mezzanotte ovviamente. Chissà se un giorno si vedrà anche quando c'è la luce del sole e questo demone uscirà fuori o te ne sta ben nascosto. Se sì, dove? Vabbè, il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre conclusioni e opinioni nei commenti qua sotto. Fatemi sapere le vostre opinioni su questa storia, cioè ci credete o no, su questa leggendaria storia del demone di Dover. Tutto nei commenti qua sotto. Come sempre tutti i link dei miei social nell'info box, Facebook, Twitter, Instagram, Mozilla. Lasciatemi un bel like, mi piace. E iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video in uscita, mi raccomando. Come sempre ci vediamo in un prossimo video. Vi saluto e alla prossima. Bye guys, vostro Leico. Ciao!